Grazie, grazie direttore Magistà, i doverosi e piacevoli saluti. In primis alla Mercatorum per questo invito, per essere testimone stasera di una bella, dinanzi a una bella platea di quella che è la nostra esperienza, di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. A seguire il presidente Iervolino, Nico Pontrandolfo, presidente più forte di me, siamo amici da troppo tempo, quindi tolgo un po' gli appellativi e grazie Nico per questo invito. I saluti a tutti voi, inizio dallo staff, anche io mi unisco al signor Pescaria, non ho capito il nome, la Coz, l'Uriz, la Taratuf, ci sono tutti dentro? C'è tutto un pacchetto completo, grandioso, e un saluto a tutto lo staff, da una parte allo staff di For Project, siete confermo, io sono arrivato la prima volta giù da Nico, un po' di anni fa, erano 8 persone. Oggi c'è un team fantastico, capitanato da due donne fantastiche e veramente in gamba, a cui dobbiamo fare un grande applauso, che si chiamano Mary e Annie Pontrandolfo, che non vedo, e che è laggiù. E l'ultimo saluto a tutte le persone in sala, lasciatemi un piccolo pensiero particolare ai miei amici e colleghi del mondo AIF e di Solida. Vorrei subito fare un applauso a tutti e dare un benvenuto. Allora, noi lasciatemi... Sinergizziamo stasera imprese, università e crescita economica. Io cercherò veramente di essere conciso affinché possa passare, uno in primis perché tutti i miei, le persone che mi hanno preceduto hanno detto cose bellissime, importantissime e giustissime, quindi aggiungere altro potrebbe essere logorroico, potrebbe essere ad abundantiam e potrebbe non colpire nel segno. Io ho due o tre passaggi che riguardano la nostra esperienza. Dopo la laurea in giurisprudenza sono 22 anni che mi occupo di gestione di risorse umane. Abbiamo avuto in aula più di 15.000 persone, quindi di formazione la mastichiamo abbastanza bene, tra cui mi fregio di aver avuto in aula, di essere stato insomma, il trainer della McNeil, perché il signor Nicola Lavenuta e la signora Maria Rita Costanza sono stati in aula e sono stati miei allievi all'interno del gruppo all'epoca First e Solida. Perché dico questo? Perché se vogliamo spingere come state facendo in maniera, questo è il mio point of view, punto di vista, in maniera grandiosa il mondo dell'università, dobbiamo farci una domanda, che è quella che mi fanno in aula, quando arrivano i giovani laureati, piuttosto che le persone che si stanno avvicinando al mondo della formazione in generale. Ma perché mi devo iscrivere all'università? Il modello è cambiato. Noi ci siamo iscritti perché laureati, diceva mio padre, e troverai un posto di lavoro. Iscriviti, giurisprudenza, economia e commercio, medicina, ingegneria, e c'era un modello, mi impegno, studio con profitto, divento bravo e divento un professionista all'interno di un contesto. Questo modello non esiste più. Questo modello si è veramente trasformato. E perché ragazzi siamo l'ultima azienda Italia come persone che partecipano? Perché? Non solo per i sistemi, non solo per gli investimenti, non solo, è il modello. Il modello, le persone pensano, i ragazzi, che sia inutile studiare all'interno di una facoltà classica, tra virgolette, perché tanto dopo non trovo lavoro, perché tanto dopo c'è sempre la crisi, c'è sempre questo motivo recondito di grandi difficoltà lavorative, perché devo investire soldi o far investire i soldi ai miei genitori? E dietro questa abolicità tante volte si girano i pollici, i giovani che poi vediamo nelle nostre aule. E qui intervengono degli imprenditori geniali, iniziando dal chiarissimo lettore Cannata, dal dottor Iervolino, da Nico Pontrandolfo, che pensano e dicono: come possiamo far tornare i ragazzi all'università? Come? Come possiamo? Ridando loro fiducia che se torni a studiare qualcosa di diverso, con una modalità diversa e con un'apertura diversa, potrei aggredire meglio il mondo del lavoro. Potrei entrare nel mondo del lavoro da un'altra porta, da un altro ingresso, in maniera intelligente, in maniera furba, e formato con tante culture, competenze ad hoc. E qui la bomba veramente, e io mi complimento pubblicamente con l'iniziativa della Mercatorum, è che
Dicevano tutte le persone prima di me, i contenuti, le sinergie tra imprenditori, il pastificio di Scossa, a cui colgo e faccio i miei sinceri complimenti, non solo per l'intervento, ma per quello che fate. Alla Bimed, ho segnato tanti, non parliamo dell'industria Natuzzi, noi siamo tutti di Santeramo, quindi immaginate che facciamo un applauso. Al Francesco Caizzi della Federalberghi, a tutto un indotto che si sta muovendo in una certa direzione. E come possiamo far tornare i ragazzi all'interno dell'università dando fiducia a loro? Come diamo fiducia a loro? Uno, i contenuti. I contenuti. Dicevamo poc'anzi, se noi, alta tecnologia, contenuti di relazioni dobbiamo portare in giro. Perché è fondamentale, stiamo preparando, tutti stanno diventando esperti in tecnologie, esperti in applicazioni, ma esperti in risorse umane, esperti in rapporti umani, esperti in relazioni, cioè diventare persone che sappiano parlare uno con l'altro, per interagire, per creare il contatto, per creare la negoziazione proprio dal negozio giuridico, il do ut des, una persona che si confronti con un altro. Due, invito, e questo è un monito, un messaggio a te, Danilo Iervolino, e a lei, chiarissimo rettore, a toccare i valori, quelli che ci hanno insegnato i nostri genitori, l'onestà, la dedizione, la correttezza. Non spingere solo al cash, al darsi da fare, perché quella è una conseguenza successiva. Quando lavori bene, arrivano i risultati. Due, le modalità. E-learning, abbiamo un'azienda leader. Leader, l'ultima Directa Lab, fantastica tecnologia, incredibile dove stiamo andando, ma già all'interno di tutto il team, è qualcosa di strepitoso tutto quello che sta avvenendo. Seguo alla grande quello che diceva la Monte, mi perdoni se non voglio, Mastro Mauro, l'inglese, il progetto, quindi e-learning per fruire e rendere agevole tutto per tutti. Due, l'inglese. Il progetto Erasmus, e qui invito veramente a perorare sempre di più come immagine abbiate in testa e state facendo, perché non è che devo dirvi niente, ma è più che altro è un complimentarvi che quello che avete già fatto. Il progetto Erasmus l'ha inventato un'italiana, si chiama Sofia Corradi, 1987, partita da lei. Quindi la genialità. E oggigiorno, se non siamo competenti nel mercato globale, siamo tagliati fuori. E punto numero tre, le imprese. E qui chiedo un passaggio e vado verso la chiusura, faccio un passo indietro. Le imprese devono parlare con l'università, l'università deve parlare con bellissima l'idea tecnologica di poter mettere su un portale, fantastico. E perché non prendere i ragazzi e portarli proprio all'interno dell'azienda, a fare proprio lì l'università, a fare lì 6 mesi, come fanno dappertutto? Come Natuzzi sta iniziando, come immagino pastificio di Scossa e tutti gli altri. Perché? Perché su cercare qualcuno che sia preparato, ma createlo tu. Loro, le tecnologie, il sapere e le competenze, gli expertise ad hoc potresti inculcarli tu all'interno di ogni singola persona. Così non aspetti neanche, appena finisce, te lo porti tu a lavorare nella tua azienda perché lo hai creato, forgiato e preparato tu a quello che ti servirà domani. I ragazzi non hanno bisogno solo di professori, questo è quello che vedo io all'interno delle mie aule, ma di capitani coraggiosi, di mentori, di professionisti che gli facciano vedere una strada per il successo. Hanno bisogno di esempi, di persone che, come è stato l'esempio l'avvocatura, la giurisprudenza, l'ingegneria, il commercialista dell'epoca che ha spinto me a fare l'università, oggi i ragazzi hanno bisogno di professionisti, quindi arrivare all'interno dell'università e poter stare mezz'ora con lei sarebbe un anno di studio probabilmente. Adesso è una metafora, stare di fianco a Danilo Iervolino, un ragazzo, o a Nico Pontrandolfo, per 2 giorni imparerebbe tante di quelle cose che gli servirebbero per la sua crescita personale e professionale. Quindi imprese, contenuti, scusatemi, e erogazione, fruizione. E l'ultima cosa proprio per terminare, per non fare in modo che rimanga una cosa così, io sono non convinto, non solo, non è che ho la speranza, sai, il vaso di Pandora, la mitologia greca racconta di questa donna Pandora, tutti i doni a cui furono donati da Afrodite, da Diana, piuttosto che da Zeus determinati doni, e le dissero di non rompere questo vaso, ma lei, presa dalla curiosità, ruppe, rimase dentro solo la speranza, ma non una speranza vana che non possiamo fare grandissime cose, perché siamo in un momento di grande rivoluzione,
rivoluzione, non evoluzione, rivoluzione. La luce elettrica non è stato il risultato dell'evoluzione della candela. A un certo punto tu devi fare click, devi cambiare. E qui veramente un grande applauso alla lungimiranza di menti, di grande cultura e di grande imprenditorialità, perché stanno offrendo a tutti i ragazzi, pausa, a tutti i professionisti con i master nel futuro, un upgrade per diventare dei professionisti e degli uomini migliori con conoscenze e competenze. Quell'amministratore, grazie. Quale amministratore del gruppo Solida, noi siamo un'azienda che abbiamo più di 1000 consulenti oggi in Italia, quest'anno superiamo i 30 milioni di euro di fatturato, siamo in doppia cifra come crescita da 8 anni, la previdenza integrativa è un mercato che stiamo cavalcando alla grande, perché è un grandissimo problema per tutti gli italiani pensare al proprio futuro dal punto di vista economico. Soltanto qui in platea ci sono tantissimi amici e colleghi, e volevo lanciare un messaggio. Noi come azienda presentiamo oggi ufficialmente per l'anno 2017, affinché non rimangano parole. Io voglio fare fatti. Parlo con persone di fatti, con gente che fa fatti da sempre. Presentiamo due anni di borse di studio per 150 persone nel 2017, 150 persone nel 2018, investiamo noi come azienda, pagando loro tutto il percorso formativo per tutti i laureati e i neolaureandi dell'Unimercatorum, possono bussare alla casa Solida e AIEF, riceveranno gratis tutto il percorso formativo, riceveranno gratis tutta l'abilitazione per il percorso RUI, tutte le spese che sapete che sopportiamo, hotel, gestione e così via, affinché possiamo dare un segnale concreto al mercato italiano e alla nostra amata regione, Puglia, Basilicata, Campania. Questo è un messaggio, un'azione concreta e concreta, e io vi ringrazio tutti e rinnovo i complimenti, e potresti rimanere stupito questa sera. E il nostro motto è Ad Maiora Semper, se siamo convinti, non vince sempre il più preparato, vince chi è convinto di fare grandi cose. Grazie a tutti e Ad Maiora Semper.